Mille e non più mille, la celebre profezia sulla fine del mondo si presta bene a descrivere anche le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTA M. I segni ci potrebbero essere, infatti tra l'una e l'altra, proposte in edizione limitata a 500 esemplari certificati ciascuna, gli esemplari in totale saranno mille e non più di mille. E il look, l'avete visto? Una vera fine del mondo. Due versioni, dicevamo, la GTA più sobria e la GTA M con appendici aerodinamiche più vistose, ma sempre perfettamente adatta alla circolazione stradale. L'abito buono comprende splitter anteriore, side skirts e diffusore maggiorati, oltre a un monumentale alettone posteriore regolabile nel caso della M. Sotto il mitico V6 biturbo da 2,9 litri che eroga ora 540 cavalli di potenza e canta attraverso un impianto di scarico a Krapovic con due terminali al centro dello scivolo in carbonio. Modelli celebrativi per i 110 anni del biscione, le Giulia GTA e GTA M si rifanno alle mitiche Gran Turismo alleggerita e Gran Turismo alleggerita modificata, plurivittoriose nelle gare dei tempi che furono. Le eredi attuali differiscono dalle Giulia quadrifoglio standard per il paraurti in fibra di carbonio, le appendici aerodinamiche e le grandi prese d'aria. Le carreggiate sono state allargate di 50 mm, una modifica questa che certo avrà effetti più che tangibili sulle performance in pista. E per la prima volta su una berlina i cerchi in lega d'alluminio da 20 pollici hanno un unico dado di serraggio centrale. I freni? Carboceramici Brembo, naturalmente. Sulla fiancata, poco sotto al logo quadrifoglio e accanto a una feritoia maggiorata per lo smaltimento del calore, c'è il badge Autodelta, reparto corse dell'Alfa Romeo dal 1966. Dentro, il cruscotto è rivestito interamente in alcantara. Giulia GTA M si distingue inoltre per un abitacolo a due soli posti con roll bar posteriore, sedili monoscocca in fibra di carbonio con cinture Sabelt a 6 punti. Un'auto da corsa in prestito alla strada, praticamente. Non per niente alla progettazione hanno partecipato anche gli ingegneri Sauber. Grazie al ricorso a materiali come il Lexan per lunotto e finestrini laterali, il peso di Giulia GTA M è addirittura 100 kg inferiore a quello della corrispondente quadrifoglio con cambio automatico, per un totale di 1520 kg, che in combinazione con i 30 cavalli in più espressi dal motore portano il rapporto peso-potenza a 2,82 kg per cavallo, il migliore della categoria, dice Alfa Romeo. Risultato? Giulia GTA M brucia lo 0-100 in 3 secondi e 6, ossia 3 decimi meglio della quadrifoglio. Ma certamente i numeri non dicono tutto. Tutte le modifiche effettuate non mancheranno di rendere la guida delle nuove Giulia un'esperienza davvero speciale. Il prezzo? Non è ancora stato annunciato, ma si preannuncia più alto di quello delle quadrifoglio standard che attaccano a 86.500 euro e comunque le prenotazioni sono già aperte. Voi che cosa ne pensate? La Giulia aveva bisogno di questa iniezione di aggressività? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale. Non dimenticate di seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!